a tutti ragazzi, almeno il caffè ce lo godiamo stamattina. Colazione leggera per la donazione, quindi caffè e banana, niente lattosio e via, siamo pronti. Un po' nervosetto, eh? Pochino nervosetto. Buon appetito. Ciao ragazzi, vi volevo dire giusto due parole per spiegarvi perché sono una donatrice di sangue e perché ho convinto i miei amici e colleghi a fare questa cosa insieme. E insieme abbiamo deciso di fare questo video per farlo vedere a tutti voi. Il sangue purtroppo non viene creato in laboratorio. Le persone che ne hanno bisogno per vari motivi devono solo sperare che ci sia qualcuno che glielo dà. Per questo motivo credo che la domanda giusta da farsi non sia perché dovrei diventare donatore. La domanda giusta è perché no. Stiamo aspettando. Moreno dice che ci vuole tanto. Nel caso. Allora, in effetti siamo un po' assortiti. Lei, cioè Nina, non gli fanno donare sangue perché c'è la pressione bassa. Forse. Io posso donare solo il plasma. Sara, vabbè, Sara non conta ormai, dona sempre, niente. Moreno non si sa, forse lo buttano proprio fuori dall'ospedale. Allora, praticamente questa donazione a loro gli costa un sacco di soldi in bottigliette d'acqua, perché dovremmo bere almeno 12-13 bottiglie prima che la pressione salga abbastanza. Vi renderete conto di quanto sia semplice la procedura, di quanto non sia né traumatica né dolorosa. Si perde una mezz'ora, si prende un appuntamento, in mezz'ora si fa tutto e quando esci di lì ti senti bene perché sai che comunque hai aiutato qualcuno che aveva bisogno di qualcosa. Allora, sono svenuto praticamente, iniziamo così. Allora sì, io sono un caso patologico, invece questi altri tre sono andati di lusso. Sì. Ma... cioè insomma vabbè, a parte la pressione bassa, a parte... li abbiamo messi alla prova, devo dire che abbiamo messo alla prova il centro trasfusionale, ma se la sono cavata benissimo. Abbiamo occupato per un'ora, sì, esatto. Abbondante. Però sono stati carinissimi, super gentili, sì, super efficaci. Bella esperienza, da rifare, togliendo lo svenimento, però vabbè. Insomma, no, ora vediamo Daniele cosa fa. Daniele, ora tocca a te. Allora, non puoi svenire perché lo svenimento ce l'abbiamo già. Quindi... non puoi avere la pressione bassa perché... no, ce l'abbiamo, quindi inventati qualcosa di nuovo. Bene, sono all'ospedale di Cecina, tra poco farò la mia prima donazione. Prima donazione, perché non ho mai donato? Sono due i motivi e sono abbastanza futili. Il primo è che la donazione, sì, ci avevo pensato a donare il sangue, però è uno di quei classici pensieri che ci pensi per 5 minuti e al sesto te ne sei già scordato. L'idea iniziale c'era, ma dopo pochi minuti proprio mi passava di mente e non l'ho mai fatto. La seconda ragione è ancora più futile, ovvero è quella paura dell'esperienza nuova che si mette nel mezzo quando si vuole fare qualcosa e ci blocca, quindi per colpa di questa paura, ansia, chiamiamolo così, dell'ignoto, non ho mai fatto quel passo successivo per poi donare il sangue. Quindi tempo di scendere dalla macchina e andiamo a fare del bene. Abbiamo cominciato? Era una decina di minuti. Anche meno, me ne sto qui bello comodo, sul poltroncino, il televisore lì e si dona. Ragazzi, venite a donare sangue perché si fa del bene e succo di frutta gratis. Quindi parliamo un po' di questa prima donazione. Ho donato il sangue, quindi ho fatto del bene per me e per tanti altri. Ho avuto un succo di frutta e la colazione gratis. Quindi donare il sangue? Perché no? Io ho due figli, il più piccolo mi ha detto: mamma, te sei un supereroe, perché i supereroi salvano le vite. Io lì per lì ho sorriso, però effettivamente se ci pensi bene non è poi così sbagliato. Quindi mi raccomando, pensateci e poi fatelo. Ciao!